Why, boys, welcome back. In questo breve video vorrei ancora andare a parlare del food che c'è stato ieri in seguito al DPEG di USDT sulla pool di Curve. Spiegherò un attimo cosa è successo, cosa bisogna stare attenti. Praticamente una causa principale dello scompenso è stata attribuita a una whale, cosiddetta balena, che ha preso in prestito circa 31 milioni di dollari, anzi di USDT, e li ha scambiati con USDC, causando appunto una leggera deviazione del PEG. Con l'aiuto di alcuni Ethereum messi in staking come collaterale, praticamente è andato a prendere a prestito sulla pool di Aave degli USDT, che è andato poi dopo a rivendere sulla tre pool di Curve. Vediamo appunto la pool di Curve, uno screenshot che anziché essere bilanciata 33% da USDC e USDT, vedete che a un certo momento era completamente sbilanciata con 70% di USDT e solo circa il 15% di DAI e USDC. Appunto, questo significa che erano stati venduti tantissimi USDT a favore di DAI e USDC. Qual era lo scopo di questa whale? O la whale aveva delle informazioni da insider trading, per esempio sapeva di qualche attacco della SEC verso USDT, magari per via dei suoi audit ancora non chiari, e questo avrebbe potuto far perdere il PEG, oppure semplicemente speculazione, nel senso che andando a prendere gli USDT, mettendo appunto come collaterale gli Ethereum e andandoli poi a vendere massicciamente sulla pool di Curve, questa whale sapeva poi dell'effetto che ci sarebbe stato, del FUD che avrebbe generato, perché poi su Twitter cosa succede? La gente nota questi scompensi e nel giro di pochi minuti o poche ore, twittano tutti quanti in massa dicendo occhio che USDT sta perdendo il PEG, ci può essere possono essere dei problemi. Attenzione, allarme, USDT perde il PEG, e in un attimo si propaga il FUD. Cosa fa poi l'utente medio? Va a vendere i propri USDT per USDC anche in perdita, quindi sotto il PEG. Per evitare poi che questo PEG venga perso del tutto e limitare la perdita, a vantaggio poi di questa whale che andrà a ripagare il prestito, ma con un USDT sotto il livello del PEG. Poi in realtà USDT adesso praticamente il PEG diciamo che l'ha recuperato. Qui vediamo il grafico negli ultimi 7 giorni, c'è stato appunto nella giornata del 15 giugno questo DPEG, che vediamo che adesso sta praticamente ritornando verso la parità. Quindi tutto questo per dire che il mercato può essere ancora facilmente manipolabile, visto che in questo momento non c'è tanta liquidità da queste whale, che con queste mosse di speculazioni vanno a rimuovere la liquidità, generano appunto su Twitter questo FUD che si propaga in un attimo a macchia d'olio, tutti a dire occhio, c'è un DPEG, rischio, allarme, tutti vanno a prelevare e poi appunto Tether momentaneamente perde in effetti il PEG, la whale va a ripagare il suo prestito a un prezzo inferiore. Certo, noi per cifre basse questa non è una grande differenza, ma quando vengono investiti tanti milioni, anche un 1, 2, 3% di differenza sono già tantissimi soldi. Ecco, questo era il motivo del DPEG di USDT. Da notare anche in questi giorni, da seguire la situazione Celsius, che appunto sta cercando di ripagare fino a 5.000 dollari i propri utenti. Nel frattempo ha comunicato che saranno vendute tutte le altcoins degli utenti che hanno ancora i fondi appunto presso Celsius, verranno convertite in Bitcoin ed Ethereum. Questo perché appunto alla luce delle ultime accuse della SEC verso le stablecoin e
anche per tutelare i fondi degli utenti prima che magari queste stablecoin vengano prese proprio di mira dalla SEC e perdano ulteriormente valore. Poi c'è anche un nuovo progetto interessante, però di questo ne parlerò in un prossimo video. Sta nascendo un mercato di lending per i meme, dove quindi sarà possibile mettere i meme a collaterale per prendere dei prestiti e andare anche in leva contro i meme in modo automatico nella DeFi. Non esiste ancora un progetto simile, sta nascendo e sto seguendo gli sviluppi di questo progetto. Ho partecipato anche alla pre-sale, e però voglio proprio nelle prossime settimane vedere proprio come nasce dall'interno. I prossimi passi che faranno, poi farò un report un pochettino più approfondito, però mi è sembrato interessante portarvi a conoscenza, sarà poi avrò interesse portarvi a conoscenza di questo progetto perché stanno sviluppando qualcosa di nuovo. Per il resto, ricordo di dare un'occhiata ai miei ultimi due video sugli airdrop. Mi dispiace che, come qualcuno mi ha fatto notare, non ho potuto far vedere in real time le task perché poi su Venom, perché poi l'applicazione, una volta fatte, non te le lascia ripetere. Comunque, guardate il video, fate le task su Venom, scaricatevi il wallet, sono task semplicissime. Se avete domande di qualunque tipo, entrate nella nostra community dei Wild Boys, siamo pronti a darvi una mano a rispondere. E nelle prossime giorni usciranno nuovi video su degli airdrop molto molto interessanti perché in questo periodo appunto stanno uscendo tante testnet dove è possibile fare delle task per essere eleggibile degli airdrop molto interessanti. Sto seguendo da vicino anche nuovi progetti interessanti, perciò restate sintonizzati sul canale perché nei prossimi giorni riceverete delle novità interessanti anche a riguardo.